senza più un euro e con mille problemi da affrontare quotidianamente. Il destino della provincia di Rimini sembra ormai segnato, restano aperti gli uffici di Corso d'Augusto, per il resto sembra ormai impossibile sbrigare ogni minima necessità. A lanciare il grido d'allarme il presidente della provincia di Rimini: nei prossimi giorni invierò un esposto cautelativo alla procura e alla prefettura di Rimini e alla Corte dei Conti di Bologna per evidenziare la grave situazione finanziaria di difficoltà nella gestione dei servizi in cui versa la provincia di Rimini, allo stesso modo di tutte le province d'Italia, dice Andrea Gnassi. Questa infatti è un'iniziativa presa dall'UBI in ordine ad un problema che investe l'intero corpo delle amministrazioni provinciali del paese, le quali, sospese da anni in un limbo paradossalmente aggravatosi dopo il voto referendario dello scorso 4 dicembre, non hanno le risorse necessarie per approvare i bilanci 2017 in equilibrio e soprattutto garantire la continuità dei servizi. È necessario, anzi urgente, per Gnassi, un intervento del governo che risolva alla radice un problema che si riversa ogni giorno in maniera seria sulle comunità locali. In attesa di questo intervento, a Rimini, così come nelle altre province, per senso di responsabilità si sta facendo l'impossibile per garantire i servizi essenziali, ben sapendo che la situazione di difficoltà amministrative e finanziarie in cui versano gli enti provinciali, per Rimini il rosso di bilancio per il 2017 ammonta a 5 milioni di euro, senza procedere a nuovi investimenti che pure servono e servirebbero, ha pesanti conseguenze sugli amministratori, sui dirigenti, sui funzionari dal punto di vista della responsabilità amministrativa, erariale, civile e penale. E purtroppo la storia di questa stagione del paese, anni in cui a causa di riforme istituzionali malfatte e confuse, conclude Gnassi, si è scaricato sui sindaci, sui presidenti, sugli amministratori ogni tipo di responsabilità e peso amministrativo, senza alcuna funzione o risorsa, autonomia per rispondervi. Dalle strade alle scuole, alle infrastrutture, alla manutenzione ordinaria, l'intera responsabilità ricade su donne e uomini, cui le leggi non danno alcuno strumento per provvedere, salvo risponderne poi personalmente in ogni sede.